domani, o meglio, uno ce ne sarà, ma per festeggiare da una parte oppure dall'altra, per raccogliere le delusioni e rimandare forzatamente tutto al prossimo anno. Yomi Salerno e AC Lifestyle Erice si sfidano per il 53esimo scudetto della pallamano italiana. Risuonano le note dell'inno d'Italia al Palapalumbo. Ecco il fischio, è iniziata gara 3 che assegnerà lo scudetto della Serie 1. C'è Nadra Dalla Costa che riceve questa buona palla di ritorno, prima rete della partita per la Yomi Salerno. Si muove centralmente con Eco che si è piazzata dunque sulla linea, riceve con una mano la ricezione fantastica da parte di Carisma e Kurt, il palleggio di Gorbaziova, il taglio dentro di Coppola che viene strattonata ma può giocare poi d'appoggio questa palla su Storočuk. Stavolta ha visto Lauretti Matos, se l'è sentita di trovare il passaggio diagonale direttamente da metà campo. Lancio intanto per Lauretti Matos che può andare in contropiede, stacca col piede destro, 2-0 di parziale da parte della Yomi Salerno, 9-7 il risultato al 19esimo. Nell'ultimo minuto e alla fine la risolve alla sua maniera Carisma e poi Maiciova. C'è spazio nell'angolo per Lauretti Matos, primo palo, gol. Il fallo su Dalla Costa, Manojlovic trova tutta sola centralmente Rossi è sfiziato, nuovo massimo vantaggio delle quattro giocatrici sulla linea dei 6 metri e dall'altra parte blocca a due mani Daniela Pinto Pereira. Scarico per Rossomando, fallo netto vincente, di 10 Salerno scappa via, possibilità di andare con Pugliara dalla linea dei 6 metri, 2-0 di parziale Erice alla Costa, la finta di passaggio, poi vede la traiettoria per il tiro, se lo prende Ilara Dalla Costa, ultimi secondi ormai ed è finita, la Yomi Salerno è campione d'Italia per la nona volta nella propria storia. Salerno che torna sul tetto d'Italia e si conferma una delle società che hanno scritto, lo ripetiamo ancora una volta, la storia di questo sport a livello assoluto, globale, a 360 gradi. Yomi Salerno meritatamente, dopo la vittoria della regular season e dopo quello che abbiamo visto a 360 gradi in questa serie, campione d'Italia. Yomi Salerno, il trofeo, la coppa dello scudetto. Salerno è campione d'Italia per la nona volta nella sua storia, la Yomi Salerno vince il nono scudetto della propria storia.